Direi che di fare così, questo contenitore l'abbiamo fatto anche per le ragazze e secondo me è la via migliore, anche perché si sta un po' fondendo tutto. Il main event lo trattiamo in un unico argomento. Perché? Perché da una parte sì, c'è la Bloodline con Rock, Roman, Cody, dall'altra c'è Seth contro Drew, ma Seth sta facendo la spola da una parte e dall'altra, e quindi con tanto di Drew McIntyre che gli sta dicendo: guarda che te stai pensando a troppe robe, poi c'è il tuo problema primario, dovrei essere io. Stai disperdendo energie, e quindi diciamo che il main event lo raccogliamo un pochino tutto nello stesso contenitore, e io direi di partire così. Allora, intanto partendo dal promo che è successo a SmackDown, di tutto quello che abbiamo visto, le impressioni che avete avuto. E qui mi rivolgo a Sangai, diciamo una sorta di pagellone sul promo di SmackDown, sui vari componenti, come li hai visti, se ti hanno elevato ancora di più l'hype e lo status di questa contesa, e poi andiamo dopo nella seconda parte a analizzare le ripercussioni sul lato Seth Rollins e quindi l'interazione con Drew McIntyre nello spot che andrà per l'altro titolo mondiale. Quindi, pareri vostri, se vi è piaciuto il segmento, cosa ne pensate, chi vi è piaciuto di più nell'interazione generale. E vai, Sangai, vai te, e intanto poi io tiro su qualche commento dalla chat. Allora, io riassumendo e facendo una sintesi proprio all'osso, direi tutti promossi tranne Roman Reigns. Perché io, nonostante The Rock poi sia magari ultimamente un po' ripetitivo in quello che dice, che prima di arrivare al punto faccia dei giri, no, tortuosi, ho visto The Rock, Seth Rollins e Cody Rhodes molto a fuoco. Diversamente, Roman Reigns l'ho visto, cioè, paradossalmente, sta quasi scomparendo lui, che dovrebbe essere il principale attore di questa scena. Non lo so, lo sto vedendo quasi un attimino in secondo piano. Ecco, sì, esatto, diventa solo sicuro, forse anche meno. Cioè, lo vedo praticamente scomparso. Non so quanto gli stia facendo bene questa vicinanza con The Rock. Sembra un po' paradossale la mia disamina, però non lo so, sta un attimino perdendo quella sua aurea di super campione, perché tutta la scena se la sta assorbendo effettivamente The Rock. Vuoi che sia tifato, vuoi che sia fischiato, tutto il mondo parla di lui al momento, quando invece dovrebbe essere no, il capo tribù, quello che porta la bandiera della famiglia. Questo invece no, cioè qua il capo tribù effettivamente sembra The Rock. Non so i ragazzi cosa ne pensano, però è lui che è il portavoce. Cioè, Roman Reigns si sta limitando a poche battute, quindi non lo so, l'ho visto un attimino fiacco in quest'ultimo segmento, mentre Cody Rhodes e Seth Rollins hanno fatto il loro interrompendo The Rock durante il promo, e lì il pubblico li ha seguiti alla grande. Non ultimo, poi importante e d'impatto, ciò che dice The Rock a Cody Rhodes, addirittura dicendogli che lui, siccome è nato, vabbè, ho detto meno di solo, sì, va bene, però diciamo, siamo lì, ecco. Stavo dicendo, siccome lui è nato 20 anni dopo. No, sua sorella, che dovrebbe essere, no, la seconda di tre figli, è nato soltanto perché è un errore, cioè nel senso che è nato per sbaglio, e quindi da qui è poi scaturito lo schiaffo che pareggia i conti con quello tirato da The Rock a Cody Rhodes durante quella press conference. Lì poi ci hanno lasciato un attimino con No, con il boccone così appena appoggiato sulle labbra, perché dopo quello schiaffo
è terminata la trasmissione, bisogna capire se questa è una cosa voluta o se effettivamente sono andati un tantino lunghi con i tempi per cui hanno dovuto necessariamente tagliare la puntata. L'hype sta aumentando per questo incontro. Ho detto l'unica nota negativa, vedo Roman abbastanza in ombra. Sarà che forse ormai il suo regno sta arrivando effettivamente al termine, quindi non lo so, guarda, non so, non saprei come spiegarla sta cosa. Magari tu forse ci riesci meglio, però vedo un Roman Reigns in secondo piano. Allora, l'analisi a grandi linee la condivido, nel senso che in quel quadrilatero, come l'abbiamo chiamato prima, c'è stato il momento di Seth, c'è stato il momento di Cody, c'è stato il momento di Rock, anche se il Rock, e qui vengo alla spiegazione che forse può aiutare un pochino a leggere il Roman Reigns in questo promo. Rock, si dice, no, ha oscurato Roman. Ma Rock, ragazzi, è Rock. Cioè, non so in quanti, soprattutto non in un faccia a faccia, ma addirittura in quattro nel ring, riuscirebbero a trasmettere, a emergere o a brillare più di quanto possa fare The Rock. Perché un po' l'abilità al microfono, un po' l'aura sua che ha una leggenda comunque, di uno status che va oltre al wrestler che cammina sul ring. Quindi secondo me, sì, Roman ne esce un pochino ridimensionato accanto a The Rock, però mi viene da dire che con The Rock è difficile uscirne benissimo, ecco, è un po' dura. Poi va detto anche questo. Che con Roman Reigns, secondo me, hanno fatto un lavoro eccellente dal suo ritorno in quel famoso SummerSlam e poi Payback, dove vinse il titolo, fino ad arrivare a oggi. E cosa hanno fatto sostanzialmente? Lo hanno fatto parlare meno, più lentamente e più dritto per dritto, senza lasciarsi a dover raccontare emozioni. Quindi è un Roman secco, dritto, che parla poco, lentamente, ben scandito, e ti dice l'essenziale. E in questo ha funzionato alla grande, perché dà l'idea un po' del capotribù, del tiranno, di colui che ha tutto sotto mano, ha tutto sotto controllo, e gli basta dire tre parole per muovere il mondo. Ecco, in una situazione dove deve tornare a parlare improvvisamente, o magari dire qualcosa, qui addirittura si lancia in una risata, ride. Sembrava quasi tornato quel Roman Reigns di una volta, no? Era uscito un po' dallo schema canonico del Tribal Chief, del Roman Reigns che parla da Tribal Chief, quindi di tutto questo stint incredibile che ha avuto. E in questo senso a me mi ha fatto un po' impressione, però ecco, ripeto, impressione nel senso un sapore diverso, tornare un po' indietro nel Roman Reigns vecchio. Però ecco, alla fine il promo cosa ci dà? Ci dà quello schiaffone, delle vibrazioni comunque nuove, alzare di toni nelle parole. L'hype, secondo me, è comunque alle stelle. Siamo tutti curiosi un po' di vedere un po' sta storia come va. Di Rock ancora io non mi fido al 100%. Seth sta tramando una tela che rischia di fargli perdere le staffe completamente. Perché Seth sappiamo anche che poi è uno che può trascendere un po' nelle posizioni, quindi forse Drew McIntyre ha ragione in questo senso a dirgli: guarda, che stai andando a cacciarti in un guaio, in un senso che hai altro da pensare in questo momento. Ma Seth non ne vuole, per lui la cosa più importante in questo momento è salvare la WWE dal rischio che la Bloodline poi si prenda tutto. E davanti a questo, visto che è un face, il ragionamento può anche non fare una piega, cioè sacrifico addirittura il mio impegno mondiale pur di salvare poi tutto quello che è il palcoscenico e magari di dare poi a me e a tutto il resto l'opportunità comunque di combattere per queste cinture prima che vengano prese in ostaggio definitivamente dalla Bloodline. Quindi io
Io l'hype è sicuramente alle stelle in questo senso. Stanno costruendo tantissimo, forse addirittura se non c'è un level up finale, ora si rischia di arrivare un pochino anche allo stallo, nel senso che ora rischia di diventare ok, dai, facciamo sti match. Perché ormai ci hanno detto un po' tutto, sì, è vero, si sembra salire ancora un altro pochino. Con lo schiaffo, ora dovremo vedere venerdì, cioè ci siamo chiusi con The Rock che ha preso lo schiaffo. Vediamo venerdì cosa succede, perché sono già annunciati sia Rock sia Roman, probabilmente ci sarà ancora Cody, si stanno intrecciando Brand Rosso e Brand Blue, quindi ancora tanto da vedere. Ora io andrei dall'altra parte, ora io andrei dall'altra parte perché c'è Seth Rollins in ballo. E Seth Rollins, come abbiamo detto, sta un po' perdendo il focus, anche se io ho avuto la sensazione che sì, sta perdendo il focus, ma con un occhio è sempre molto vigile anche su Drew McIntyre, perché come ha chiuso l'ultimo promo, quello con Drew, alla fine il punto esclamativo lo mette lui e fa quasi saltare i nervi anche al buon McIntyre, che io ripeto, lo continuo a dire, sta facendo secondo me un periodo spettacolare Drew McIntyre in questo momento. Quando Drew McIntyre dice non cadrò a nessuna delle tue provocazioni, Seth Rollins alza la posta, dice sì, hai ragione, ho tantissime robe in questo momento a cui pensare e sì, te sei l'ultimo dei miei pensieri, cioè non solo ti dico che ti batterò, ma ti dico anche che ti batterò pur non dandoti peso. Quindi lo sminuisce al massimo e qui Drew McIntyre quasi sembra esplodere, quindi cedere alle provocazioni, cosa che fino a un attimo prima aveva detto non cederò alle tue provocazioni. Alla fine però riesce Drew McIntyre a tenersi dentro la rabbia e la voglia di reagire, esce dal ring quasi furiosamente, se ne va, attraversa la rampa e sparisce nel backstage. E alla fine Seth Rollins se la balla sul ring con la theme song a chiudere il segmento e a festeggiare. Quindi ora qui si riversa la domanda che faccio sia al sign guy sia a voi in chat: Seth Rollins secondo voi è veramente convinto, ha un piano, o Seth Rollins sta facendo una gran confusione e risponde prettamente di impeto e di istinto, perché quello lo ha, perché attenzione, perché potrebbe essere anche così. Quindi, Seth Rollins, secondo voi, ha totale controllo di quello che sta facendo o sta veramente ci stando raccontando che sta perdendo il filone e quindi rischia con Drew McIntyre di fare veramente una brutta figura? Allora, prima di risponderti e di rispondere alla chat e attendere le loro impressioni, ringrazio Fabioschi Dragon che ha regalato un abbonamento di livello 1 Grande e Fabioschi. quindi grande, grazie, grazie, Grazie mille, che ti grazie salutiamo. Grazie mille. mille, Certo, grazie certo. Senti, secondo me Seth Rollins che non abbia un piano, secondo me è una cosa inaudita, cioè lui sa benissimo ciò che deve fare e come lo deve fare, quello che è il suo personaggio. Tant'è che nell'ultima puntata ha anche detto adesso che il match di coppia è stato reso ufficiale, posso anche no, dedicarmi a te. Poi alla fine ovviamente lancia la provocazione nei confronti di Drew McIntyre, il quale, se vogliamo, è lui che fa l'ultima mossa. Cioè il fatto di non intervenire sul ring, secondo il mio avviso, è lui che chiude la contesa della puntata, cioè decide di non intervenire. Ok, quindi non cade nella provocazione, quindi l'ultima mossa la fa lui. Va bene? Per come la leggo io. Quindi il pallino, se vogliamo, rimane ancora nelle mani di Drew McIntyre, il quale sta mettendo veramente del mattoncino su mattoncino a una possibile vittoria del titolo a WrestleMania, che io mi auguro accada, sinceramente,
magari Seth avrà le sue attenuanti, no? Dopo aver disputato il match, non sappiamo cosa succederà durante quel match di coppia, e il giorno dopo dovrà affrontare Drew McIntyre, il quale magari gli riderà in faccia dicendo: "E visto che poi alla fine avevo ragione, era come dicevo io". Però credo che nella testa di Seth Rollins un piano ci sia, ci potrà anche sorprendere sotto questo punto di vista, magari cavare, come dicevo prima in un'altra occasione, il cilindro il coniglio dal cilindro e riuscire a beffare Drew McIntyre. Quindi staremo a vedere, anche in questo caso stanno facendo un gran lavoro, anche McIntyre è migliorato tantissimo al microfono, e ha sempre questo personaggio un po' borderline, perché diciamo che lui dovrebbe essere l'heel in questo caso, no? Però entra dando comunque il 5 ai ragazzi lì sullo stage, mentre sta arrivando sul ring, dà il 5 come farebbe un qualsiasi face. Quindi è un personaggio un po' così, no? Sul filo del rasoio. Abbiamo detto il personaggio delle verità scomode. Poi magari c'ha qualche atteggiamento da heel, però non lo so, è un po' così, un po' ambigua come figura. Devo dire che mi piace tantissimo. Quindi anche per questo match io ho un grande hype, quindi sono curioso, perché può veramente succedere di tutto durante questo match. Potrebbe sia mantenere Seth Rollins, ma vedo le percentuali di Drew McIntyre aumentare. Io devo dire la verità, per quanto Seth mi piace tantissimo, faccio il tifo perché ci sia un cambio titolo. Allora, stavo leggendo diversi messaggi qui in chat che sono discordanti, nel senso c'è chi dice che Seth ha un piano e quindi sta raccontando questa cosa del Ed è bello sottovalutare. così, no? È bello che Certo, non si sia tutti d'accordo. è proprio il motore della contesa poi alla fine. E c'è chi invece Esatto. dice no, sta facendo confusione, rischia veramente la brutta figura con Drew. C'era una suggestione qui, dice Monkey, dice Seth potrebbe perdere il titolo per mano della Bloodline, dato che il giorno prima c'è il tag team, assolutamente. Poi alla fine verte tutto sullo scoprire cosa accade a Night One. Quindi io, ecco, perché poi non sappiamo la collocazione dei match, no? Ma io presumo che il tag team sarà il main event di Night 1 e il match Cody-Roman sarà il main event di Night 2. Quindi dove metterei Seth contro Cody? Io, se devo scegliere uno spot, lo metto come opener di Night 2. Lo metterei proprio lì, in modo che sei nel mezzo e sei dopo il tag team, ma prima dell'altro. Quindi anche quella è un'incognita, perché poi ci facciamo mille storie, però dobbiamo poi capire anche come decideranno di metterle lì. Perché poi se trovi, paradossalmente, Seth contro Drew è l'opener di Night 1. Che fai poi? Beh, qui ci stanno raccontando che è dopo il tag team, teoricamente, però valla a sapere. Cioè, valla a sapere. Io credo che il meglio spot sarebbe l'opener di Night 2, quindi dopo il tag team. Io farei sta roba. Fabioschi dice anche: non dimentichiamo la valigetta di Priest. La valigetta di Priest, io continuo a non vederla, nel senso che se Priest incassa a WrestleMania, per me fallisce. Ci sono troppe cose dentro. Tra l'altro, ora vado alla seconda domanda su questo argomento, sempre su Seth Drew, visto che l'hanno tirato in ballo. La domanda che vi faccio è questa: ma voi un CM Punk che entra dentro questa storia lo escludete? O un ruolo suo da arbitro speciale, da comunque partecipante all'ultimo match, cioè all'ultimo match, al match tra Seth e Drew, lo vedete? Dai, ditemi un po' la vostra. Sign Guy, cosa dici? CM Punk è fuori o ce lo vediamo con la tuta da arbitro? Guarda, intanto CM Punk sarà presente alla puntata che si svolgerà il 25 marzo, abbiamo visto, no? A Chicago, quindi lì forse ne sapremo qualcosa in più.
È vero che bene o male viene sempre tirato in ballo CM Punk poi in queste occasioni, anche e soprattutto da Drew McIntyre, no? Però io spero di no. Spero che non si faccia, no, che non si faccia vivo, che non faccia parte del match. Perché se dovesse essere l'arbitro speciale, c'è sempre quel fatto che diventi poi lui il protagonista o che comunque vada a, come dire, a incidere in un modo o nell'altro nel risultato finale. Invece io tiferei per un incontro canonico, incontro con l'arbitro, un risultato certo, e quindi evitare, come diceva il nostro amico qui, che ha evidenziato una distrazione che possa essere una grande distrazione che possa essere Punk. Quindi spero che ci sia un incontro canonico. Ecco, se dovesse vincere Demetrius, adesso, se dovesse vincere Drew McIntyre, spero che vinca in maniera, diciamo, seppur sporca, però non con la presenza di CM Punk. Allora, io sono sincero, a me il match Drew contro Seth piace, è un match che già detto così è un match sicuramente da WrestleMania, c'è una storia, c'è tutto. Però sincero, CM Punk arbitro speciale per me in questo momento sarebbe un elevare ancora di più. Perché? Spiego. Intanto ha una storia aperta con tutti e due, apertissimo. Uno è quello che l'ha infortunato e che lo sta continuando a prendere in giro su internet con dei meme, con delle robe. Drew sta giocando tantissimo su sta cosa. Dall'altra c'è Seth Rollins, quello che doveva essere il suo avversario dichiarato dal giorno in cui torna al War Games. Storia praticamente già iniziata e poi interrotto tutto proprio per colpa di Drew McIntyre in storyline causa infortunio. Quindi mettere CM Punk lì dentro a fare l'arbitro tra due che tendenzialmente non può vedere né l'uno né l'altro, ma deve fare l'arbitro. Per me sarebbe un ingrediente pazzesco e raramente io sono favorevole agli arbitri speciali, però qui una cosa, uno perché è Punk, che potrebbe trasmettere un'interpretazione delle sue a fare l'arbitro, e due perché gli altri due sono tutti e due avversari dichiarati nemici di Punk. Cioè, qua non c'è uno amico e uno non amico che dice occhio perché forse aiuta lui. Qui sono tutti e due nemici. Quindi, paradossalmente, mi viene a mente quando c'era l'End of an Era, no? Con Shawn Michaels, arbitro speciale. Avevamo tutti nella testa la possibilità che Shawn Michaels, alla fine facendo l'arbitro, aiutasse Triple H, perché insomma di ex, amici e tutto il resto. Alla fine poi ne sono usciti abbastanza bene, c'è stato alla fine del rispetto, ci sono stati dei momenti critici ovviamente, però poi alla fine Shawn Michaels è stato abbastanza imparziale fino all'ultimo. Qui no, qui si parte da dei punti di vista diversi. Cioè qui eventualmente CM Punk dovrebbe non favorire nessuno dei due. O dover scegliere a un certo punto di dover parteggiare per il meno peggio, secondo il suo punto di vista. O dover scegliere per una sua futura contendership, perché qualora vincesse Seth Rollins, chiaro, si farà poi CM Punk contro Seth Rollins, che si doveva fare a WrestleMania. È il piano B, questo che stiamo vedendo ora, probabilmente, quindi è solo un rimandarlo. Ma se dovesse vincere Drew McIntyre, la rivalità è già aperta anche con lui. Quindi attenzione perché io non lo so, è un ingrediente che spesso non gradisco, l'arbitro speciale. Ma però questo giro lo prenderei veramente volentieri, anzi, mi sembrerebbe addirittura un'occasione sprecata non mettercelo. Forse il mio parere è un po' troppo estremo e va a sminuire magari quello che è già un gran bel match, Drew contro Seth, però potrebbe rimanere comunque un gran bel match. E magari diventare anche epico proprio per l'intromissione di CM Punk. Bah,
Vediamo, tanto leggo moltissimi pareri, c'è chi ovviamente è d'accordo, c'è chi ovviamente meno. No, Shadow, perché tieni fermo il titolo? No, no, cioè uno dei due vince, ovviamente, o Seth o Drew vincono, e poi lo porti avanti, che ne so, 6 mesi. Punk ormai è già 2 mesi che si è fatto male, se torna dopo 6-8 mesi, fra 6 mesi può tornare a attaccare, quindi un regno di 6 mesi, siamo abituati ormai a regni eterni, 3 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni con Gunther. Un regno di 6 mesi tornerebbe a essere un regno normale, quindi tempo di fare il rematch, una rivalità di transizione, un paio di pay-per-view random, un paio di difese e poi arriva Punk guarito. Quindi in teoria lo puoi fare. Parlo ovviamente solo di tempo. Io la penso in maniera diametralmente opposta. Ci sta, ci sta. Vai, Sì, vai, dimmi. perché CM Punk rappresenterebbe una distrazione troppo grande per, sì, tutte le implicazioni che vuoi, però io voglio godermi il match così, secco. Voglio godermi la rivalità che stanno portando avanti adesso e anche in maniera bella. Drew McIntyre, no? Con il discorso delle distrazioni e quant'altro, no? E se Rollins inserire Punk significherebbe dare lo scettro oppure dare, come dire, il pallino in mano a Punk e decidere lui, no? Come dicevi tu prima, scegliere il meno peggio, scegliere quello che rappresenta una minaccia minore. Perché deve essere l'arbitro poi a scegliere questa cosa qui? Io vorrei una vittoria di uno dei due. Grande Sign Guy che ha rinnovato l'abbonamento, grande. Esatto. Sign Guy che E tra ci l'altro scrive: autocelebriamo. ciao, E allora ciao ragazzi, siete bravissimi, ha scritto. mi autocelebro anch'io perché l'ho rinnovato anche all'inizio live. Ma Ah, ok, grandi, non si è visto. l'applauso a noi, l'applauso a noi. Grande. No, hai capito il punto di vista, ci sta Quindi assolutamente. quello è il discorso. Io voglio che uno dei due vinca, no? E dopodiché CM Punk va, una volta che poi guarito, va e punta direttamente il campione. E lì poi vedo magari l'inserimento di chi ha perso a cercare di mettere il bastone tra le ruote a CM Punk. Cioè lì vedo una storia post-WrestleMania che possa diventare veramente intrigante. Ma un CM Punk che decide le sorti di quel match, per me, non lo so, mi farebbe perdere un po'. Cioè, se io sapessi che CM Punk fosse l'arbitro di quell'incontro, perderei un po' di interesse. Poi magari lo guardo e mi piacerà tantissimo, però se dovessi darti adesso un'impressione, sarebbe appunto questa. Cioè, un CM Punk arbitro mi farebbe abbassare di parecchio l'interesse per quel match, che so già che poi è lui quello che va a decidere le sorti. Ti Mentre faccio una domanda. adesso invece è in bilico proprio il risultato. Allora, ti Dimmi. faccio una domanda proprio su questo spunto qui. Qualora Punk, la tua posizione è legittima, quindi assolutamente, anche con chi in chat dice che non vorrebbe Punk come arbitro, è totalmente legittima, sono punti di vista. Però vi faccio una supposizione, perché io magari l'ho messa sul fatto che Punk debba scegliere per forza, no? Verso chi far pendere la bilancia. Ma eventualmente un punk che fa l'arbitro tentatissimo dal fare qualcosa, ma alla fine non fa nulla e quindi fa andare il match per come deve andare. Sarebbe un qualcosa che ti fa venire il tarlo durante il match, quindi ti crea ancora più tensione, o no, neanche questo. La butto lì, eh. No, ti dico neanche questo perché sarebbe una, non so come spiegarlo, cioè sarebbe una presenza in più sul ring che secondo me non è necessaria. Toglie lo Cioè spotlight da chi se lo deve giocare. Il succo è un po' quello, esatto, un ingrediente che in questo menù non serve. Nella portata successiva sì, ma in questo no, c'è già tutto, ok? Il pasto è già completo, secondo me. Sarebbe un di più. Ecco, forse è certe quello che volte dice Mariotti. less is more, no? Sì, forse è quello che dice Mariotti, diciamo, è il punto. Esatto. È la giusta chiosa, no? Sarebbe un plus assurdo, forse addirittura
da togliere la scena. Quindi sì, in quel Sì, senso lì tu potrebbe essere. immagini il pubblico che durante l'incontro canta CM Punk, cioè va proprio a Ecco, questi rovinare due. l'atmosfera del match. Hai capito? Quei Sì. due che fanno? Perché sicuro Sì. potrebbe succedere questo. Lì poi poi il protagonista principale chi è lì? È CM Punk. E abbiamo invece a WrestleMania un incontro titolato per il campione del mondo. Sì. Ecco, andrebbe a distogliere l'attenzione. Ecco, sarebbe concentrata su Punk e non sui due lottatori che sono due lottatori di primissimo livello. Io leggevo un commento di Asia Reigns, forse, che diceva che un regno di Drew McIntyre non avrebbe nessun tipo di appeal, nessun tipo di senso. Io capisco il suo punto di vista, però non mi trovo d'accordo perché comunque Drew McIntyre ha dimostrato di saperci fare sul ring, è una presenza bella, bella importante, imponente, quindi non stiamo dando la cintura al primo che capita. Poi anche come riconoscimento per quello che ha fatto durante quel periodo del Thunderdome e del Performance Center, vincendo una WrestleMania praticamente, no? Non davanti al pubblico. Quindi questa potrebbe essere la sua occasione di avere finalmente il suo posto, diciamo, come dire, in paradiso, se vogliamo usare questo termine. Quindi ben venga anche un regno, anche da heel, no? A questo punto, perché un bel regno da heel ci sta, dopo aver avuto Seth Rollins per tanto tempo, un bel regno da heel ci potrebbe stare alla grande. Do un colpo al cerchio, uno alla botte. Io parto dalla posizione che Punk arbitro speciale a me potrebbe, cioè a me piacerebbe, però devo venire dalla vostra parte se penso al fatto che comunque qui c'è già una storia che dice occhio ti distrai, occhio perdi focus, occhio perché poi io ti porto via il titolo. Quindi c'è anche la storia di capire se Seth davvero si sta distraendo e se ne arriverà a scarico. Quindi nel match c'è già un'implicazione narrativa con Drew che vuole il suo titolo davanti al pubblico e Seth che ha mille scenari davanti e quello del titolo mondiale della difesa rischia di diventare un problema serio, anche se lui ha parole sue, per ora è l'ultimo dei problemi. Quindi diciamo che Punk andrebbe anche un pochino a togliere la vista di leggere bene come va a finire sta storia, cioè rischierebbe poi che uno dei due aveva ragione. Ma la ragione poi viene presa dallo spotlight preso da Punk. Quindi sì, in quel senso lì assolutamente, assolutamente. Però boh, io ecco, dovessi scegliere veramente, dovessi scegliere farei arbitro speciale Punk che non si schiera, che sta lì, che ti puoi aspettare che possa fare qualsiasi cosa, però poi alla fine li lascia lottare, datevi tanta ragione, tanto io sarò poi, appena mi riprendo, sarà quello che vi lo leverà a chiunque di voi vincerà il titolo.